Prende il microfono là dietro. Ah. Cioè, i microfoni buoni. Ah, abbiamo badato a spese con questa produzione. Ah, eccole. Buongiorno a tutti, Lucrezia Lembruni. Ovviamente agenzia. Parla una voce da non so da dove. Lì, lì. Lucrezia è lì. Agenzia Dire, una domanda, certo. Perdonatemi, però la voglio fare a Francesca. E sono qui. Francesca, questo è un personaggio un po' diverso da quelli che hai interpretato fino adesso, ha una trasformazione, quindi senza fare spoiler, come ti sei avvicinata, come hai approcciato a questo personaggio? Grazie. Allora, vabbè, io ero terrorizzata all'inizio, perché comunque inserirsi... Anche dopo, diciamo, anche dopo. E anche durante, esatto. Però all'inizio, prima di conoscerli, chiaramente loro sono molto legati, sono un duo unitissimo e quindi, insomma, non era scontato inserirsi con facilità, no? E invece, devo dire, purtroppo, devo ammettere che sono stati molto carini, molto accoglienti, mi hanno sostenuto e aiutato... senza mai essere invadenti e devo dire che insomma anche Gennaro è stato un direttore degli attori pazzesco e loro con grande umiltà lo hanno sempre seguito e questa cosa è stata molto bella, insomma, perché non hanno mai prevaricato, insomma, nonostante fossero poi loro il film. E con Gennaro abbiamo lavorato moltissimo sul personaggio, abbiamo anche cambiato durante il corso del film delle cose e lui, posso dire, forse per me era la prima volta che facevo un film proprio comico, no? E quindi sono arrivata con l'idea che fosse più facile di poter, come dire, un po' sbrodolare e Gennaro in questo è stato veramente fondamentale perché mi ha diretto nella maniera giusta, facendo in modo che questo personaggio avesse un suo carattere ben definito, ma senza che sbrodolasse mai nella macchietta. E quindi gli devo moltissimo perché è stato per me un maestro, insieme anche a loro, importante. Prendo la palla al balzo da Lucrezia per coinvolgere Claudio, è tutta colpa di Don Boschin. Come ti sei trovato tu in mezzo a questo schema più Amedeo? Beh, quando si lavora, appunto, intanto io sono sempre un po' affascinato dalle coppie di comici, dai loro meccanismi, quando l'ho conosciuti. Mi piace vedere, ho visto due ragazzi molto uniti, molto complici. Credo che sia sincero questo vostro stare bene, no, piacevolmente. No, adesso mi dice il contrario. Il vero interesse io però, da quello che ho visto, e ti sbaglio. Da quello che ho visto così, così insomma, non mi rimbalzo, mi è sembrata questa cosa autentica, questa mi fa piacere. Quando scopro qualcosa del genere, il nostro mestiere è sempre confortante perché non è così facile, no? E poi, naturalmente, dovendo entrare dentro un film comico con un personaggio che non fa il comico, però c'è un personaggio, eccetera, in mezzo a due comici, io ho avuto due scene, le scene sia con l'uno che con l'altro, e quindi è tutto un fatto di come ti devi infilare dentro, che ritmi. Allora con Pio c'è stata una scena che era molto scritta, molto più difficile, ben definite, no? Molto più difficile, no, ho lavorato benissimo con tutte e due. Però con chi ti sei trovato meglio? Ti volevo chiedere a Francesca. Se dici io ti faccio fare anche il prossimo. No, magari... Sì, ma magari, magari volevo fare era la prossima domanda. Sì, no, chi canta meglio? No, volevo dire che con Pio c'è stata una scena più tecnica, perché più scritta, era molto precisa la cosa, avevamo hai risposto, un piano sequenza, hai eccetera, risposto, eccetera. Sì, capito. No, ma e anche lì c'è stato un poi dopo il piccolo con te c'è stato anche quel momento un po' di improvvisazione, che a un certo punto che c'è stata nella scena del cimitero e poi cosa che sono... grandi artisti ci possiamo far mangiare. Sono un po' di riferimenti, uno poi con la memoria va, no, a pensare come i grandi comici del passato, facevano cosa succedeva su un testo scritto e poi dopo l'improvvisazione. Quindi è un film dove c'è tutto, dove uno si trova a fare tutto questo e arriva l'attore, diciamo che non è prettamente un comico, si deve intonare a questo, deve cercare di... io ho cercato di fare questo e mi sono molto divertito a farlo, ecco, solo questo posso dire. Si è capito però comunque. Detto questo. Grazie mille per essere stato gentile. Grazie Claudio. C'è una domanda? Ok. Fernando,
Mariangela Petruzzelli, Radio Idea, dalla Puglia. Petruzzelli, non eri di dal Veneto. Il nonno di mio nonno ha fondato il teatro Petruzzelli. Mio cugino invece con qualcosa. No. Sto scherzando. Sono anche una teatrante, comunque è di essere qui. Perché dobbiamo vedere questo film, secondo voi? E poi l'arte della comicità oggi, sia in teatro che al cinema, per un giovane che vuole avvicinarsi a questa professione meravigliosa ma difficile. Grazie. Grazie a te. Io credo che questo film va visto perché è un film sincero, un film onesto. Abbiamo fatto una commedia, come dicevamo all'inizio, per tutti. Non c'è niente di costruito, è tutto abbastanza naturale, dichiarato e onesto. Ecco, questo è un principio molto fondamentale, soprattutto nell'epoca che viviamo. La gente si aspetta delle cose, non puoi deluderla, soprattutto nel nostro caso. Abbiamo fatto un passaggio, uno step importante dal primo film, diciamo, dove a noi interessava farci conoscere sotto un'altra veste. Qui siamo stati onesti verso il nostro pubblico, poi può piacere, non può piacere, quella è un'altra cosa. E invece per tutti i ragazzi che vogliono fare questa cosa, io credo... Il concorso dei vigili urbani. A parte questo, non la fate, no. 8 ottobre. 16 ottobre. Perché lo sai? Perché lo deve fare lui. E tutto è così fragile. Esatto, no, è un film, alla fine noi facciamo un mestiere facile, poi alla fine ci lusinga tutta questa attenzione, che sentiamo sempre un po' di troppo, cioè grazie per essere venuti, evidentemente non avevate tanto da fare stamattina, però, no, però al di là di questo è... Si sente che io... Purtroppo sì. No. No, però noi facciamo un mestiere, dicevo, semplicissimo. Chi va a vedere, uno che va a vedere il nostro film o che va a vedere una commedia così leggera è perché ha la necessità, il bisogno, ha la voglia di staccare un po' dai problemi della vita, e questo è il nostro effimero compito, far dimenticare i problemi della vita alla gente. Poi alla fine vogliamo dire che possiamo dare dei messaggi, vogliamo pontificare sul nostro...